schiaccia, schiaccia play, premi like, ci stanno le tigre online. Clicca e condividi, uomo che non basta mai. Ma Maxi Milk che sta a capo di tutto il branco, qui non basta il rango alto, se a giocare non si altro è ombre, matalo, matalo. Camperon dietro la crew, devi iscriverti al canale Maxi Milk su YouTube. Se avvicini tutto e di più, forza fallo pure tu, perché con le tigre di Roma stare sempre un passo in più. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale, io sono Maxi e questo è un nuovo video su Give Car to Friend. Allora, come sapete tutti, il fatto delle Molotov è stato diciamo patchato, mezzo fissato, e per fare questo glitch vi servirà l'auto dell'amico, un amico che vi aiuta e un'auto di strada. L'amico deve essere munito di tanica di benzina per darvi fuoco, ragazzi. Quindi a sto punto guardate tutti e due gli schermi condivisi, ovviamente. Io salgo in macchina, mi compare la schermata nera e l'amico vi sparge l'auto di benzina. Vedete, comunque sparge abbastanza bene del benzina in maniera tale che possiate prendere fuoco. È lo stesso criterio del money glitch che ho caricato, ragazzi, che qualcuno non riesce a fare, non so per quale motivo, però vabbè. C'è sempre qualcuno che c'ha da ridire. Però pazienza, io purtroppo non posso fare altro che pubblicare il video, poi siete voi che dovete riuscire a applicarvi. Quindi a questo punto, come vedete, mi sta cospargendo di benzina e aspettiamo che abbia finito, insomma. Come vedete ragazzi, il glitch è abbastanza semplice, voi non dovete fare nulla, dovete solo rimanere in schermata nera, poi quando siete belli sparsi di benzina il vostro amico deve sparare alla benzina che è a terra. Niente di più semplice. Prenderete fuoco quando sentite il rumore che avete preso fuoco, magari il vostro amico vi dice vai, dovete premere X, ragazzi, premete X, scendete dall'auto e vi suicidate. Io ho provato a suicidarmi sull'auto, però non mi aveva fatto prendere l'auto, quindi fate così che è meglio. A sto punto il vostro amico dovrà mettere l'auto posizionata vicino al punto giallo, quello comunque che diciamo vi permetterà di entrare, tanto voi respawnate e vi avviate verso la base operativa. L'amico posiziona l'auto e il glitch è fatto, ragazzi, è veramente semplicissimo, non dovete fare passaggi dell'ascensore, non dovete fare un cazzo. Non mi venite a dire che non avete capito manco questo, perché allora vi dico proprio alla Vittorio Sgarbi che siete capre se non capite pure questo. Mi dispiace, però come vedete a questo punto vi compare il messaggio base operativa piena, entrate nella base operativa e il glitch è fatto, ragazzi, l'auto è vostra. L'unica cosa che dovete fare quando avete finito il tutto è riavviare l'applicazione. Se invece avete più auto da prendere, ovviamente dai vostri amici o dal vostro amico, quando avete preso tutte le auto riavviate l'applicazione. Non serve che ogni volta voi riavviate l'applicazione. Ovviamente vi ricordo, la base operativa deve essere piena, quindi penso che queste cose le sanno pure i ragazzini, insomma. Nel senso, pure mio nipote che ha 3 anni lo sa pure lui, giusto per capisse. Quindi salite sull'auto, io sto salendo sull'auto e vi faccio vedere che cosa succede se noi usciamo con quest'auto. Ci fa scendere automaticamente dall'auto, è come se non fosse nostra, però dal momento che passa in base operativa è nostra. Per tutti quelli che mi chiedono, ma l'amico la perde l'auto, da che mondo è mondo, ragazzi, quando si passa un'auto a un amico, quello che ve la passa non la perde. Come avete visto lì all'orizzonte, chiamiamolo l'orizzonte, insomma vabbè, lì in fondo c'è l'auto che mi è appena stata passata. Questo sta a significare che l'amico non la perde l'auto, quindi vi ho risposto anche a questa domanda. Speriamo che non me la rifacciate più sta domanda, perché è una domanda veramente stupida,
Io non so come riuscite voi a farmi questa domanda. Detto questo, un saluto a tutti, al prossimo video, ciao a tutti.